Questo programma è offerto da Chianti Banca è da sempre vicina al proprio territorio, ai propri soci e alle loro famiglie. Chianti Banca, persone, territori, valore. Still Lamp, da oltre 50 anni. Illumina le vostre emozioni. Buonasera, è di nuovo settembre Prato e Spettacolo qui in Piazza Duomo, sta veramente per iniziare lo spettacolo di Enrico Brignano perché questa è la sua sera, il festival La Kermesse parte con la comicità di questo straordinario showman che sta portando veramente in tutte le piazze d'Italia e quindi anche qua a Prato il suo show. Un'ora sola vi vorrei dall'omonimo programma che per due stagioni ha veramente fatto furore in televisione. Piazza del Duomo piena o quasi, e comunque le operazioni di controllo del Green Pass quest'anno una vera novità per riempire la piazza hanno creato comunque qualche rallentamento, ma lo spettacolo quindi può iniziare. E io ho subito con me qua in Piazza del Duomo Francesco Fantauzzi di Fonderia Cult Art. Buonasera. Buonasera a tutti. Perché ancora una volta, ancora per questa edizione, Fonderia pone la firma sul festival. Festival edizione 2021, ritorna il pubblico in piazza. Finalmente torna il pubblico in piazza, anzi a questo proposito dobbiamo andare un pochino più indietro perché sta per iniziare lo spettacolo, si capisce che è così che siamo in diretta. Il primo spettacolo di questa edizione, Enrico Brignano, siamo veramente contenti di raccogliere il pubblico in questa piazza. Erano insomma 2 anni che non facevamo gli spettacoli qui e ci auguriamo che possa essere insomma un lieto auspicio per un ritorno alla normalità. Ecco, uno spettacolo, dicevamo, con qualche regola, ovvero sì, il controllo del Green Pass. Sì, questa sera è stato un test perché volevamo anche capire che tipo di problematiche potevano esserci, perché è la prima volta che affrontiamo uno spettacolo del genere con questi numeri, chiedendo il Green Pass, che ricordo è valido dal 6 di agosto. In realtà è andato tutto molto bene. Qualche rallentamento lo abbiamo visto, sì, però era una sera di prova. Avete sentito in diretta, è iniziato adesso lo spettacolo e il pubblico è entrato tutto. Quindi l'invito per i prossimi concerti è quello di arrivare per tempo, proprio per evitare di essere fuori dalla piazza quando inizia lo spettacolo. Se riusciamo a far accomodare tutto il pubblico entro le 20:45, ovviamente tutti possono godersi l'inizio dello spettacolo. Allora Fantauzzi, non solo Piazza del Duomo, ci sono anche altri luoghi della festa, tra cui Officina Giovani, dove si concentrano veramente le energie young della musica di questa città, e l'anfiteatro di Santa Lucia, sì, dove per l'appunto stasera c'è anche un altro spettacolo. Esattamente, stasera iniziamo il festival con 2 spettacoli contemporanei, Enrico Brignano qui in Piazza del Duomo e i Bastard Sons of Dioniso e Caterina Cropelli, che sono appena iniziati a Santa Lucia, e proseguiamo anche domenica con un doppio spettacolo, Orcomi qui in Piazza del Duomo, ma pacifico all'anfiteatro di Santa Lucia. Questo è il bello del festival, riuscire a fare più proposte anche contemporanee, a far respirare alla città l'aria della festa. E noi infatti vi proponiamo subito un contributo che è l'intervista a Caterina Cropelli e Bastard Sons of Dioniso all'anfiteatro di Santa Lucia. Ci possiamo spostare? Bastard Sons of Dioniso e Caterina Cropelli all'anfiteatro di Santa Lucia. C'è prima di tutto un'esperienza comune che vi unisce, poi parleremo anche di questo concerto che è X Factor. 2 edizioni diverse, però un'esperienza comune appunto nel passato. Quindi cosa ha lasciato a ognuno di voi?
Beh, a noi ha permesso di poter uscire dai nostri confini regionali. E il nostro progetto era nato molti anni prima, nel 2003, e nel 2009 questo ci ha aperto le porte della nazione. E è stata una grandissima opportunità, perché tante persone ci hanno scoperto e alcune ci hanno seguito, altre sono andate per la loro strada, e però questo ci ha appunto aperto le porte della nostra provincia. Anche per me è stata una grande esperienza, per me è stata positiva, nel senso che finito il programma ho cominciato a scrivere le mie canzoni, che era una cosa che prima non facevo, quindi loro partivano già come progetto fatto e finito, e io invece ho scoperto insomma un'altra cosa mia che non sapevo di avere. Abbiamo un'idea di quello che è la nostra musica, di com'è la nostra produzione musicale, e per essere liberi di fare ciò che si vuole, l'unico mezzo è trovare le persone che credono in quello che tu stai facendo. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere persone che hanno creduto nel nostro progetto e siamo andati avanti. Quest'anno è il 18° anno assieme, e è bellissimo festeggiarlo assieme a Kate sul palco. E appunto, com'è nata questa collaborazione tra di voi? Vi siete conosciuti nell'ambito dei talent, nell'ambito televisivo oppure fuori? In realtà no, totalmente fuori, però appunto abbiamo questa persona che ci accomuna tutti, che è il nostro manager e anche poi c'è la nostra anche una regione che vi unisce. Sì, 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 certo. No, no, ma ci sono un sacco di cerchi in realtà che si chiudono, e quindi sostanzialmente facciamo parte della stessa etichetta, e quindi cioè io sono arrivata dopo di loro chiaramente, però mi sono trovata a lavorare con loro e da cosa nasce cosa. Tale Squali è l'ultimo singolo che anticipa un po' l'album, però in realtà all'Anfiteatro di Santa Lucia sentiremo un po' i grandi successi della vostra carriera. Sì, chiaramente suoneremo anche questa ultima uscita Tale Squali, che proponiamo appunto da quest'estate, però nel nostro repertorio spaziamo anche dai primi lavori dei nostri 8 dischi. E quindi facciamo un po' una cronologia della nostra discografia, e speriamo che insomma anche quest'ultima produzione sia piaccia al pubblico. Adesso stiamo lavorando per il nuovo disco e speriamo. Sono pericolosi i droplets, sono oggi, infatti, proprio per i droplets non ci possiamo avvicinare meno di un metro. Non ci possiamo abbracciare proprio per i droplets, men che meno baciare, proprio baciare caputo, cioè baciare chi? Ma manco una madre con figlio, si viene arrestati anche nell'intimità. Ci sono proprio dei protocolli polizia, che cioè la magistratura, che tu stai nel pieno della passione, no? Sei gira di là, che adesso io ti mi metti di così, ti fo. Che ti forma, la grappa di la maiala, sai, le cose che adesso ti fa un pigiamino di salino, si va in galera. Oggi leccare le persone è omicidio preterintenzionale, tu prendi, leccami tutta, no, che se mai, perché quella vuole morire, leccami tutta, per dire, no, che perché oggi poi alla fine ognuno di noi crede di avere un'opinione su questo fatto. Alcuni ci vanno anche in televisione, perché se vedi il mondo, le trasmissioni televisive, i salotti sono tutti pieni di tuttologi, cioè quelli che parlano indistintamente, quelli che sono giornalisti tuttologi, sono anche virologi, quasi ne voglio. Ognuno prima aveva aperto un negozietto, adesso invece sono tutti virologi, sono virologi immunologi. Prima c'era una pizzeria, poi hanno aperto un laboratorio di batteriologia, quindi di analisi. Appena sentito è proprio Enrico Brignano, che dietro di me sul palcoscenico sta mandando avanti il suo show, perché noi vi stiamo restituendo veramente lo spettacolo così com'è, in diretta. Però noi abbiamo raccolto anche le voci degli spettatori che stavano entrando in piazza. All'entrata, alle 8 si è aperta la piazza, dopo appunto il controllo del Green Pass, e noi abbiamo raccolto subito le voci a caldo di coloro che stavano appunto facendo il loro accesso in piazza per vedere questo spettacolo. Sentite. Buonasera allo spettacolo di Brignano questa sera. Sì. È un comico che diciamo
fa sempre piacere vedere perché insomma è simpatico, poi molto spesso ci sono degli spaccati di vita reale, ci si rivede un po' nelle sue storie, quindi una serata diversa. È da tanto che lo segue? Lo seguo tramite internet, quindi sarà la prima volta a vederlo qui. Stasera tutti a vedere Brignano. No, grazie, si va, però non voglio intendere. Stasera a vedere Brignano. La prima volta che lo vede dal vivo? La prima volta che lo vedo dal vivo, sì. Tanto per variegare la giornata, quindi inseriamo anche una serata di teatro. E auguriamoci che sia divertente per tutti e possiamo passare un'ora di spensieratezza. La prima volta che lo vede live? Sì, davvero, prima volta live. Sarà sicuramente una bella serata, l'abbiamo già visto in TV, è meraviglioso. Tutta la famiglia? Sì, sì, anche con mia sorella e mio cognato. Siamo. Avete seguito magari quest'inverno, questa primavera in TV? Su anche sul telefonino, mi piace seguire di Brignano, di quello che mette su Instagram, quello mi piace molto seguirlo perché è molto simpatico. Quindi una grande fan. Sì, sì, una gran fan. Poi l'abbiamo conosciuto anche a Roma al festival qualche anno fa e quindi ci piace molto come personaggio e lo seguiamo spesso. Bandisce i medici, per esempio, che non si sono fatti il vaccino, a chi non si faranno il vaccino. 5.000 medici toscani che non vogliono un Novax, perché i Novax prima erano quasi tutti Novax, che sono diventati Novax, e adesso sono Novax, che saranno Novax, no, il no è Francesco Fantauzzi qua in Piazza del Duomo. Allora, quest'anno si riparte per davvero, abbiamo detto, il pubblico in piazza e negli altri luoghi della città. Che tipo di scelta è stata fatta anche per la musica? Perché è tutta musica nostrana, nazionale. Sì, diciamo che la scelta è stata una scelta assolutamente consapevole, ma anche dettata da questioni internazionali, nel senso che in pandemia erano veramente tanti i pericoli e i limiti di ospitare artisti stranieri per quarantene dall'estero, per problemi con le frontiere. Quindi abbiamo fatto di necessità virtù e abbiamo deciso già alcuni mesi fa di fare un programma che potesse offrire un quadro della musica italiana, ed è per questo che abbiamo scelto gli artisti che potessero rappresentare la musica italiana in tutte le sue generazioni, quindi andiamo da artisti come Antonello Venditti o la PFM, che fanno parte della storia della musica italiana, fino ad artisti dedicati ai giovanissimi come per esempio Orcomi, Domenica, già tutto esaurito, che appunto piace ai più giovani, per poi passare dalla generazione per così dire di mezzo come Max Gazzè o Samuele Bersani, con la Pesce di Martino e Willy Peyote, che invece sono li consideriamo della nuova generazione. E poi negli spazi diffusi, quindi anfiteatro, terrazza di Palazzo Pretorio, officina giovani, abbiamo scelto di valorizzare quelle che sono davvero le esperienze più giovani ed emergenti. A corollario di questa scelta musicale ci sono invece i grandi, per così dire, artisti del teatro come Enrico Brignano stasera o Giorgio Panariello il 6, e poi chiudiamo con Cristian De Sica a Villa Guicciardini, non in Piazza del Duomo, a Prato, l'11 di settembre. E infatti, Francesco, io appunto mi dai l'assist perché Giorgio Panariello ci ha mandato un video di saluti per invitarci tutti a Prato a vedere il suo spettacolo il 6 settembre. Io intanto ti saluto, grazie. Grazie e buon festival a tutti. Vediamo il video. Amici di Prato, mi raccomando, non mancate il 6 settembre, io sono con Sta, sono in Piazza di Duomo, non dovete mancare, sarà una serata divertentissima, vi racconterò come sono nati i miei personaggi, vi racconterò aneddoti, episodi della mia vita, insomma vi racconterò un po' della mia storia. Se siete interessati a conoscere un pochino di più di me, non mancate questo appuntamento, vi aspetto in piazza, ciao! E lo abbiamo sentito da Francesco Fantauzzi, non solo Panariello e non solo tanta musica, perché è un cartellone diviso tra musica e comicità. Quindi l'11 settembre sarà la volta di Cristian De Sica a Villa Guicciardini a Usella, quindi sono veramente tanti i luoghi che vengono toccati dalla festa di settembre, dal festival, da questa kermesse tipicamente settembrina. Anche Cristian De Sica ha voluto mandare un video di saluti, allora sentiamo anche lui.
L'11 settembre sarò a Prato, a Villa Guicciardini, con Una serata tra amici. Sì, Una serata tra amici è il nome del mio spettacolo. Lo spettacolo dove io racconto un po' di cose che mi sono capitate, divertenti, meno divertenti, con una band diretta da Riccardo Biseo, che è un grandissimo pianista jazz, un amico che lavora con me da tanti anni, e avrò accanto anche Pino Strambioli, quel giornalista straordinario che è, che mi aiuterà a ricordare un po' di cose che mi sono dimenticato, perché un po' vecchio sono, quindi lui quando me le dimentico me le ricorda. Insomma, non sarà uno spettacolo, ma sarà veramente una serata tra amici. Io conoscerò voi e voi conoscerete me. Aspetto. E noi siamo in chiusura di questa puntata del settembre in diretta. Io vi do appuntamento per domani, quando qua in Piazza Duomo salirà sul palco Max Gazzè, e noi ovviamente ci saremo sempre dopo il TG delle 20:30. Buona serata. Renale, se ti prende la aspirina, la insufficienza epatica, ti prende l'asma con l'aspirina. L'ulcera peptica, l'unghia carnita, l'occhio valvo, i cavi sulle mani. E che cazzo? Io uno se dovesse leggere queste esigenze, no, io non la prendo, eppure la prendiamo. Eppure c'è gente che muore da aspirina per leggere il bugiardino, perché dopo un po'... Il programma è stato offerto da... Still Lamp, da oltre 50 anni, illumina le vostre emozioni. Chianti Banca è da sempre vicina al proprio territorio, ai propri soci e alle loro famiglie. Chianti Banca, persone, territori, valore.